Tele Due Ruti, una televisione monolocale. Siamo a Militaria e il signore ha una meravigliosa divisa da alto gerarca fascista. Da segretario del partito. Addirittura da segretario, quindi Starace aveva una divisa così. Esattamente. Anche Scorza l'avrà avuta, simile. Scorza l'ha avuta, ma con alcune differenze rispetto a questa. Questa riproduce proprio quella di Starace. Allora, tre promozioni al merito di guerra. Mi permetta che la mostri in tutti i dettagli. Prego. Queste sono le mostrine con... Queste sono le mostrine che hanno due fasci di tori in rosso, che sono simbolo dei squadristi. No, io vedo... Le mostrine, no, scusate. Le mostrine, sì. Ecco, no. No, le mostrine hanno tre stelle dorate bordate di rosso, che sono quelle da segretario del partito. Queste cos'è, la scuola di guerra? No, allora, queste tre sono promozioni per meriti di guerra. Poi ci stanno alcune medaglie, questa è la medaglia della Croce degli Arditi, della Prima Guerra Mondiale. Si riconosce. Sì. Medaglia di Fiume. Fiume, sì, con Marcia le stelle. Marcia su Roma. Stella al merito rurale. Questa non la conoscevo, questa è meravigliosa, la stella al merito rurale. Poi c'è la Croce dei 10 anni della Milizia. Parli un po' più forte. Croce di 10 anni della Milizia, militanza per 10 anni. Questa è la medaglia dell'Africa Orientale. Come no? Italiana, sì. Ah no, pensavo un'altra. E questa invece è una medaglia, che è una medaglia generica per meriti del regime fascista. Ma non è una medaglia specifica, è una medaglia che è stata data per vari meriti in varie occasioni. La sciarpa giallorossa è una fascia che si chiamava sciarpa Littorio. Benissimo, la sciarpa Littorio. Esatto, che riproduceva la sciarpa che aveva Mussolini durante la marcia su Roma. Infatti. E poi c'è anche il pugnale. Il pugnale però veniva portato solamente da alcuni gerarchi in maniera arbitraria, perché era il pugnale della milizia che taluni usavano pure sulla divisa del partito. Ma quindi lei è un esperto di uniformologia. Io sono uno studioso e appassionato del ventennio fascista, soprattutto sugli aspetti sociali del ventennio, che sono quelli che tuttora purtroppo sono meno conosciuti. Ma io l'ho vista in pizzeria Ronciglione con una bella divisa estiva da gerarca alla Coppa Volpi. È una sahariana bianca, però senza ovviamente quelli che sono gli attributi portati sulla divisa originale. E la porto per vari motivi. Primo, perché proprio sono appassionato del periodo. Secondo, mi piace portarla. E terzo, voglio dire, siamo in un libero Stato. È bello vedere pure poi che i cittadini rispondono con uguale rispetto. Cosa le dicono? Cosa mi dicono? I primi tempi magari erano incuriositi da questa cosa. Dopodiché, quando hanno capito che cosa volevo io esprimere con questa mia passione, con questa mia convinzione, portano rispetto, come io porto rispetto anche e soprattutto a chi c'ha idee contrarie. Benissimo, mostriamo adesso il... È una cosa che ci tengo a dire. Dica. Che una volta, è bene chiarire una volta per tutte, che il termine nazifascismo, che purtroppo oggi è molto in voga, non esiste in realtà. Perché quello che è stato il movimento nazionalsocialista e quello che è stato il fascismo, nonostante le tragiche e purtroppo forzate affinità in guerra, è una cosa totalmente diversa. Come anche lo stesso Mussolini si premurò più volte di sottolineare, biasimando Hitler anche pesantemente, non per ultimo sulla questione razziale, che poi purtroppo anche è lui andata in maniera... come andata. Esattamente. Questo non per apologia, no, ma semplicemente per amore di storia. No, ma lei è libero di dire ciò per che amore crede. Di storia. Mi faccia mostrare l'insegna del suo. Questa è una riproduzione del gagliardetto dei fasci di combattimento a Ronciglione. Salutiamoci rimettendo che con lei che mette il cappello. Ci mancherebbe. Che fino adesso non l'abbiamo visto. Ci mancherebbe. La ringrazio molto. Prego. Tele Due Ruti, una televisione monolocale. Fulvio Abbate.